Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, oggi vi voglio presentare una novità di Lancôme e sto parlando dei Juicy Shaker. Allora, ma che cosa sono questi prodotti che so avrete visto in giro da Sephora perché erano in esclusiva lì fino a febbraio e poi da marzo distribuiti in tutte le altre profumerie? Sono questa meraviglia, il packaging è una cosa meravigliosa, acciaio e plastica. Con logo Lancôme e come vedete l'immagine rimanda subito ad uno shaker, ma è voluto. Allora, innanzitutto le caratteristiche di questo prodotto sono il fatto che sono pigmenti infusi in un olio labbra bifasico. Quindi, come vedete, non so se si noti in questo colore, vediamo in questo magari notate di più, sì, ecco. Il pigmento tende in posizione orizzontale nel tempo a separarsi dall'olio. Quindi all'applicazione vanno shakerati, appunto. È proprio il movimento d'utilizzo. La gestuale, infatti, dello Shake It è voluta e unita a una grande innovazione in termini cosmetici perché non si era mai visto. L'applicatore cushion. L'applicatore cushion è di un materiale morbidissimo che assorbe la giusta quantità di prodotto per l'applicazione e porta appunto ad applicarlo con una tecnica particolare, quella del tapping, ovvero come andiamo ad applicare il Juicy Shaker? Con il cushion lo tamponiamo sulle labbra. Questo lo rende veramente stratificabile finché volete. Io ho quattro colori da mostrarvi. Ovviamente non immaginatevi una variabilità di colore come un rossetto, perché questo è una sorta di olio e gloss, no? Come vedete, io vado a stratificare ancora la quantità. Ecco, io ottengo nuovamente un po' più di colore e un pochettino più di brillantezza. Quello che indosso è il colore Freedom of Peace. Veniamo a una caratteristica fantastica di questo prodotto. Il fatto che sono 13 colorazioni e 13 colorazioni hanno un nome associato a un frutto. Ogni colorazione ha anche il profumo di quel frutto. Ad esempio, il Freedom of Peach sa di pesca ed è un profumo fruttato golosissimo, ma non nauseante. Ci sono alcuni rossetti e gloss che hanno quei profumi di frutta che stomacano, questi assolutamente no. Poi abbiamo il Berry in Love, che ha questo profumo appunto di tipo mora mirtillo. Poi abbiamo il Melly Melon, questo è sicuramente il più profumato di quelli che possiedo e mi ricorda vagamente l'odore dei Lipstick Milani. E questo che è il Mango's Wild e sa di mango. Allora, parliamo un attimino di questo prodotto perché per creare l'idea del Juicy Shaker si sono ispirati al famosissimo rossetto shaker di Lancôme del 1946 ad un prodotto icona del marchio Lancôme che è il Juicy Tube. Il Juicy Tube si trova tuttora nei negozi, sono questi gloss in tubo dei profumi fruttati e sono stati un must degli anni 2000, degli anni 90 a cavallo col 2000. Ecco, hanno preso un po' il concept del Juicy Tube e dello shaker creando il Juicy Shaker. Parliamo un attimino della componentistica di questo prodotto perché va bene la gestuelle, va bene l'idea, ma questo è a tutti gli effetti anche un trattamento. All'interno abbiamo olio di nocciola, olio di mandorla, olio di rosa moschetta che è un potentissimo anti-age, antiossidante e abbiamo l'olio di cranberry. L'olio di cranberry è un antiossidante potentissimo, quindi abbiamo un vero e proprio trattamento per le labbra che unisce anche la giusta dose di colore. Ora, vorrei farveli vedere tutti in modo che percepiate la differenza cromatica in questi casi. La cosa che ci tengo a dirvi è che ovviamente, essendo a base d'olio, non sono assolutamente appiccicosi, anzi, hanno la percezione di un vero e proprio trattamento per le labbra in olio, con la differenza che alcuni trattamenti in olio tendono a essere un pochettino
ricchi e pastosi, non sempre piacevoli perché danno spessore sulle labbra e quindi anche pesantezza. Questi non hanno spessore. Percepite soltanto la morbidezza senza percepire la texture dell'olio. Un'altra cosa che ci tengo a dirvi è che io mi aspettavo che fossero carini, ma da riapplicare ogni 5 minuti. In realtà no, hanno l'olio prima che si assorba del tutto e quindi il pigmento, anche il pigmento sia visibile, ci mettono una buona quantità di tempo per la categoria prodotto. Una cosa che ci tengo a dirvi perché me lo avete chiesto sotto la foto di Instagram è che non sono una tinta. Quindi, ad esempio, una volta come altri prodotti in commercio, una volta evaporato l'olio non rimane la tinta. Infatti, l'idea è proprio di portarseli e poterli riapplicare stratificandoli all'infinito tutta la giornata per avere un effetto colore. E queste labbra fanno proprio queste labbra sorbetto, effetto quasi bagnato, no? Labbra proprio da mordere, l'effetto primaverile, estivo, salute per eccellenza. E si possono riapplicare proprio a più non posso, facendo anche del bene alle labbra. Allora, questo è un colore che io adoro. Il Freedom of Peace, perché fa proprio questo effetto labbra sane, bellissimo. Poi andiamo al Berry in Love. Shake it. Vedete che la saturazione di colore è decisamente più percepibile rispetto che al peach. Il cushion è una sensazione molto particolare appoggiarlo sulle labbra ed applicarlo. È molto piacevole come gestuelle. E questo fa questo effetto labbra proprio quasi fucsia, no? Questo effetto labbra carnose, polpose, belle colorate, sane. Ecco, sane. Mi piace tantissimo questo prodotto, si vede, mi sa, eh? Specialmente perché io ad esempio so che adesso vanno molto di moda le tinte, mi piacciono, ma io non indosso tinte tutti i giorni perché già ho le labbra secche, mi si spaccano. Con questa tipologia di prodotto io posso andare a avere labbra belle, sane, idratate e anche colorate. Vediamo ora il Melimelon. Questo ha un profumo che è pazzesco, cioè viene proprio una ventata di profumo quando lo applichiamo. È quello in cui si percepisce di più il profumo. Qui la base colore scende decisamente rispetto al berry e si tende ad andare verso un colore che vira più al corallo. Piacevole e poi sentite il profumo in questo in particolare, proprio sento il profumo anche dopo averlo applicato dalle labbra, non soltanto dal boccetto. Vedete che anche se ne sto provando tantissimi, le labbra sono polpose e idratate perché è un prodotto molto bello anche come trattamento. E andiamo a vedere l'ultimo, che è il Mango's Wild. E qui, anche se ovviamente la percezione di colore non varia come in un rossetto, si nota di più la componente rosa. Decisamente, se volete un prodotto anche più colorato, il più colorato che ho provato è il Berry in Love. Spero di esservi stata utile, io vi mando un bacione grandissimo, fatemi sapere se li avete provati, se sono un prodotto che vi piace come concept, come idea. E un bacione, alla prossima!